Molti mi dicono, buh, siamo fuori dal Mondiale Russia 2018, abbiamo perso con la Svezia 0-0, ma ti rendi conto, abbiamo perso Saint-Étienne con la Svezia 0-0, non abbiamo neanche fatto un gol, ma non è possibile, per un gol ci siamo giocati il Mondiale 2018, non andiamo in Russia, non giochiamo al Mondiale. Ma io dico voi, voi non andare in Russia, voi non vincere, voi non giocare, niente, niente. Ha giocato la selezione di calcio italiana, che è un club privato, come lo è una banca, come lo è un ristorante, perché è la selezione nazionale dei giocatori che giocano nei club di Serie A, che i club di Serie A, cioè le squadre di Serie A, sono delle società private. Poi, fra l'altro, oggi a Roma fa molto freddo, come potrete vedere dal cielo che è dipinto di blu, il cielo blu dipinto di blu. E allora, quello che vi dovete mettere in testa e che ha perso una selezione di giocatori a livello nazionale formata dai migliori giocatori, si presuppone, di calcio della Serie A. Ma è un club privato come lo sono club privati o società private, le squadre di calcio, anche se si chiamano Roma, Torino, Napoli, Agrigento, Salerno, quello che vuoi, Torino, Juve, eccetera. Quindi alla fine è inutile che vi dite abbiamo perso, non andiamo in Russia, abbiamo perso contro la Svezia. Ha perso una selezione di calcio contro un'altra selezione di calcio. Hanno perso due club privati per i quali i rispettivi stati pagano una barca di denaro perché vogliono governare la gente con il panem et circenses degli antichi romani, capito? Il calcio è il circo moderno, è l'oppio moderno con il quale intrattenere la gente. Quindi, voi non avete giocato, abbiamo giocato e perso, ma dove? Voi stavate seduti nelle poltrone di casa, a guardare la tele o a guardare nel PC o nel cellulare o in internet. Non avete perso, ha perso la selezione italiana. E se vincevano, non vincevate voi, non vinceva l'Italia. Vinceva la selezione di calcio italiana e andava a giocare la selezione di calcio italiana in Russia. Voi non ci andavate. Che vi serva da lezione questo. Perché anche se vinceva la selezione italiana contro la Svezia, 1-0, 2-0, i problemi in Italia rimanevano. Il problema dello sporco che non è stato risolto, il problema, tanti problemi che non sono mai stati risolti, come per esempio quel serial killer, non so se era serbo, russo, ucraino. Ucraino che ammazzava nel nord Italia, non si è più parlato, non si parlano dei problemi nella tele, si accennano alle notizie e poi chi si è visto si è visto. Allora, i problemi non si risolvono vincendo a calcio. L'assassino seriale, l'ucraino, il russo, chi l'ha mai trovato? Il problema delle discariche abusive, dei rifiuti tossici, degli sversamenti cloacali, delle discariche piene. Chi li risolverà mai? Invece di perdere tempo dietro il calcio, mettetevi a pensare sui reali problemi che ha il nostro paese. E poi occupatevi dello sport, ma fatelo lo sport. Che senso ha guardare e praticare uno sport? Solo perché gli sponsor guadagnino denaro.
Invece gli sport sono salutari se si praticano. Non è che lo sport è salutare. Ciao, come stai? Piacere, benvenuto. Lo sport è salutare. No, lo sport è salutare solo se lo pratichi. Non se pratichi lo sport di salutare. Io saluto tanta gente, quindi sono salutare. Ciao. E quindi mi fa piacere che gli italiani adesso abbiano qualcosa di meglio a cui pensare che non pagare dei miliardi a 22 farlocchi perché vadino a giocare in Russia ai mondiali nel 2018 per distrarre le masse. I problemi reali sono altri, non passano per il calcio. Io questo l'ho detto ad ogni mondiale. Guardate i video di mondiali precedenti nel 2014, nel 2014, sì. Non mi ricordo, però sì, perché ogni 5 anni li fanno, ogni 4. 5 anni mi sembra le Olimpiadi. Beh, ho fatto dei video, credo nel 14, ma cercate nel mio canale, perché tanto me ne frega tanto quando fanno i mondiali. Ho fatto dei video ironici sui mondiali, sugli scorsi mondiali del Brasile, credo del 14. Guardate i miei video e lì vedrete tutto quello che penso sul calcio, sui mondiali. Ho fatto dei video sul calcio spettacolo, che è l'oppio del popolo, assieme ai giochi a premio televisivi, i giochi d'azzardo, la religione, la politica. Vabbè, vi lascio perché sto in un esterno e fa freddo. Allora, cari amiche ed amici, qui il vostro Sant'Enchan vi saluta. Spero abbiate recepito la mia opinione sul mondiale di calcio, che non serve a niente, che se è un farlocco per gente farlocca, che serve soltanto per distrarre le masse, che se vinceva la selezione italiana, che è un club privato formato dai giocatori di vari club privati, non vinceva l'Italia, non vincevate voi, non vincevamo noi, ma vinceva una squadra di super pagati per andare a giocare in Russia, li pagavano ancora di più, ma i problemi in Italia non cambiavano. È un po' come il carnevale in Rio de Janeiro, che per qualche giorno si scordano fra bagordi e orge di suoni, di alcol, di sesso, di droga, di colori, di luci, di festoni, i loro orridi problemi. In Brasile vivono per il carnevale di ogni anno. È un po' come il paese dei balocchi in Pinocchio. Vivono per il carnevale, risparmiano per il carnevale, invece di mettere i soldi da parte per migliorare la loro vita, comprarsi casa, auto, mandare a scuola i propri figli, preferiscono mandare a fare la limosina i propri figli per poter vedere il carnevale una volta l'anno, parteciparvi. È un po' come in Italia, che ci sono persone che preferiscono cambiarsi ogni 4 anni lo smart TV o il LED TV per vedere un mondiale, perché lo vogliono con sempre più pollici il televisore, anche se non gli sta in casa, e quei soldi li potrebbero risparmiare per migliorare la loro qualità di vita o mandare i loro figli in un migliore istituto scolastico. Sono i misteri della vita. Però io la penso così: il calcio è una cosa superflua, poi oltretutto non si pratica, si guarda soltanto, allora a che serve? Ma anche se la selezione privata italiana, che si chiama Nazionale Italiana, ma è a tutti gli effetti un club privato, composto da club privati, vinceva contro il club privato di nome Nazionale Svedese, che è formato dai giocatori dei club privati di Svezia, e non vinceva l'Italia, non vincevamo noi, vincevano 11 giocatori in campo. Poi andavano a giocare in Russia 2018 e chi vinceva? Vinceva chi vinceva, magari non vinceva l'Italia. Comunque esserci andati non risolveva il problema di noi italiani e neanche della selezione che avrebbe vinto eventualmente in Russia. Quindi pensate di più ai problemi veri che abbiamo in casa, in ogni città, in ogni regione e provincia, e
a livello nazionale e anche i problemi che abbiamo a livello di relazioni internazionali noi italiani. E poi pensate al calcio, non che mi venite a strillare i vicini di casa, tutti: ah, abbiamo perso il mondiale, abbiamo perso, abbiamo perso, abbiamo perso. Non avete perso, e che neanche vincevate. È un gioco fra club che guadagnano soldi dal nostro stato e da tutti gli altri stati a spese dei farlocchi che credono di vincere guardando il calcio. Arrivederci.